E ciao a tutti ragazzi, io sono sempre XRG01 e oggi siamo al sedicesimo episodio di Pokémon Smeraldo Randomizer. Andiamo subito, ragazzuoli. Eccoci qua. Allora, siamo qui ragazzi. Ora, nei commenti ho visto che non mi ha detto niente se mettere... Ma? Ricky, dov'è Ricky? Ti stavo cercando. Hai fatto dei miglioramenti, fammi vedere. È pronta a sparare promo? Sì che lo è, vai. Ah, stavo dicendo comunque, ragazzi. Registri, poi fatemelo sapere nei commenti anche in questo episodio, anche in quello scorso. Fatemelo sapere, ragazzi, mi raccomando. E ditemi un po' se mettere Registil, ragazzi. Allora, intanto Blaziken. Comunque, grazie mille che mi supportate e tutto, ragazzi. Facciamo un doppio calcio, vediamo un po'. Vai. Mamma mia, ragazzi. Bello. Controvera, eh? Attenzione. Questa lotta mi sembra molto aggressiva proprio. Aggressive. Va un altro doppio calcio. Stor di raggio intanto. Ok, perfetto. Vai Blaziken, vai Blaziken. Dagli Blazi. Fatti sentire Blaziken contro Dusclops. Buonissimo. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Andiamo, 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 andiamo. Ok, Gengar. Mamma mia Gengar, ragazzi. Oddio, ma che cos'è? Ma quanto era diventato grande, ragazzi? Aiuto. Bellissimo Gengar sul pomo smeraldo. Ok. Attenzione, attacco rapido e lo uccidiamo. Blaziken è morto comunque. Grande Sceptile contro Gengar che vince Sceptile. La prossima è Sable. Che mettiamo Charmeleon, ragazzi. Ok, ho messo Venusaur. Perché Charmeleon non mi attaccava, ragazzi. Comunque l'abbiamo sconfitta. E ciao Vera. È stato un piacere. Vedo che non c'era proprio niente di preoccuparsi. Continua così, ecco ti regalo. Oh, MN2, eh? Che cos'è? Volo? Ok, perfetto. Ciao Vera, è stato un piacere. Oh, chi è questo? Ah, ancora lui, Scott. Ciao Ricky, ho appena incontrato un allenatore in bici. L'ha sconfitto, vero? Si vedeva lontano un miglio. Aveva le guance tutte rosse per la rabbia. Ci incontriamo spesso noi due, sì. Stai andando alla palestra di Forestopoli. Sono sicuro che avrai successo alla palestra. Ci si vede. Ok. Andiamo a curare i Pokémon, ragazzi. E mi sa se Surf ora non serve più, penso. Quindi facciamo una cosa bellissima. Ok. Mettiamo il grande Espeon in squadra. Che tanto penso che serva. Non serve più, non serva. Ok, curiamo i Pokémon. Ok, andiamo qua sotto che ci sta. Una Pokéball. Elitir, va bene, va bene, va bene, va benissimo. Andiamo qui sopra. Non c'è niente, niente. Oh, non l'avevo visto, ragazzi. Perfetto, andiamo, andiamo, andiamo. Oh, non l'avevo visto, ragazzi, vi giuro che non l'avevo visto. Clefairy. Ok. Confusione. Ok. Ok, ho messo Charmeleon perché Espeon non attaccava più, non so perché. Falliva sempre. Che mi usava Turbo Sabbia, ecco perché, ragazzi. Ok, combattiamo anche con questo qua. Sì, tranquillo, tranquillo. Trappela. Ok. Swinub. Oddio. Ma che carino. Vediamo se faccio confusione, ragazzi, se fa qualcosino. Ok. Confusione. Oh, attenzione. Vai, un'altra confusione. Espeon. Oh, Espeon, ragazzi, devo dire che se la sta cavando da solo. Da solo proprio se la cava tantissimo. Ok, bravo Espeon. Quanto è bello comunque Espeon. Guardatelo. Poi che c'è? Qualcosa di invisibile blocca il cammino, ragazzi. Cos'è? Cos'era quella cosa? Ok, combattiamo con questo. Vai. Hitmonlee. A livello 25, va bene.
Facciamo sempre confusione. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po' come andrà. Comunque devo dire, questi percorsi, come detto Scogna nei commenti, sono i percorsi molto difficili secondo me, ragazzi. Oh, breccia. Ok. Allora, ci ha ucciso Ispion, ragazzi, e Sceptile si fa valere con il suo attacco rapido. La prossima è Persian. Bene. Facciamo un bel attacco rapido, così vediamo quanto gli togliamo. Ok. Continua a piovere. Ancora attacco rapido. E sbadabim, sbadabom. Perfetto. Bravo Sceptile, livello 29, ragazzi. Oh, pendifoglia. Attenzione, attenzione. Togliamo subito. Oddio, assorbimento non lo so. Vabbè, tanto impara mega assorbimento, penso. Penso, non mi ricordo. Però vabbè, intanto togliamolo. Va bene. Grande Sceptile, zio però. Io però. Ok, qua c'è niente. Ok, con la Pokéball. Come si prende? Oh! Forestopoli, ragazzi. Ah, curiamo i Pokémon. Curiamo i Pokémon, vai, Forestopoli. Ok. Ok, va benissimo, va benissimo. Ok. E anche tu hai un Pokénav, proprio vorresti sapere qualcosa sulla funzione sfida fonino del Pokénav? Ok. Va bene. Questo che dice. E come va con il tuo Pokédex? Bene, a Zona Safari, sul percorso 121 te lo consiglio. Zona Safari, raga. Hai visitato il banco registro, è troppo forte per cambiare e confrontare i due dati di allenatore. Ma? Ok, allora, visiamo sta città, ragazzi. È una città di case costruite sugli alberi. Forse è questo di tipo di vita che rende gli abitanti vigorosi e gioia. Pensa, io mi sento ringiovenito di 30 anni. Oh, madonna. Ma che cazzo ho promesso? Ho sentito dire che certi Pokémon si evolvono se li scambi. O Gengar, Crobat, Onix che diventa Steelix, tutte queste robe qua. E poi la gente vive in armonia con la natura, non c'è bisogno di plasmare la natura al nostro stile di vita. Le case sugli alberi di Forestopoli sono fantastiche, credo sia la città più adatta per vivere insieme ai Pokémon. Raga, comunque devo dire, è molto figo. Oh, la palestra qui c'è. Raga, prossimo episodio la palestra. Mo' visitiamo la città. Mi sembra carina, non mi ricordavo, raga. Sto comprando un tavolino carino per mettere le mie bambole. Lo faccio vedere. Ok, risparmio. Base segreta. Ma possiamo farci la base. Ragazzi, se voi sapete queste cose, me lo scrivete nei commenti, per favore. Perché io non mi ricordo nulla delle basi segrete. Cioè, come si fanno le basi segrete? La merce che compri qui viene inviata al tuo PC. È fantastico. Magari potessero portare a casa con lo stesso sistema. Ma come si faceva, ragazzi? Non mi ricordo questa cosa. Per favore. Se lo sapete, ragazzi, scrivete nei commenti. Il terreno assorbe l'acqua piovana e gli alberi crescono bevendo l'acqua. Forestopoli esiste solo grazie all'acqua e al terreno. Ma è fighissima comunque, eh. Per andare alla palestra Pokémon, ma c'è qualcosa che blocca il passaggio. Dopo tutta questa fatica fatta con l'allenamento lungo il percorso 120. Chi è che blocca i... Vivere insieme ai Pokémon crea maggior affiatamento fra gli esseri umani. Crea maggiore sintonia nel mondo, è fantastico. Forza, vai Pokémon uccello! Dove è andato? Dove è andato, ragazzi? Non mi crede nessuno, ma ho visto un Pokémon gigantesco volare in cielo. Sembrava diretto verso il percorso 131. A proposito, snippa e impulsi di bruciato. Ma in che senso? Allora, vediamo se... Ma, ragazzi? Qualcosa di visibile blocca il cammino. Ma chi è? Perché, ragazzi, non mi fa andare? Come si fa a sbloccare qui? Io non mi ricordo nulla, vi giuro. Quindi, casomai, se lo sapete, scrivete sempre nei commenti. Cos'è quella cosa? Oh sì, si chiama Pokédex, che c'è stratosferico. A proposito di Pokédex, mi è venuta in mente una cosa. Cercando pietre rare ho conosciuto un allenatore Rocco. Aveva con sé dei Pokémon incredibili. Non solo erano rari, ma erano anche super allenati. Forse addirittura più forti del capolestra di questa città. Quante case ci sono, ragazzi? Le persone, i Pokémon, l'ambiente naturale nel quale vivono risveglia la loro forza interiore. Mostra a questa nonnina se la tua forza interiore è risvegliata. Una moneta in mano. Ora dimmi, è una mano destra o sinistra? Destra. Oh sì, indovinato.
Prendo un'altra volta. In quale mano nascondo destro? Oh, si è indovinato. Prendo un'altra volta. Destro. No. Ragazzi, tocca farlo. Magari mi dà qualcosa. Destro. Destro. Sinistro. Oh, magnifico, la tua forza interiore è risvegliata. Prendi questo e risveglia la forza interiore di Pomon. E metti 10, ragazzi. Introforza è una mossa che varia a seconda del Pokémon. Cosa fa Introforza, ragazzi? Scusate, non mi ricordo nulla di certe mosse. La potenza attacco, ragazzi. Ma scusa, ma volevo imparare qualcuno? A tutti i Pokémon posso imparare Introforza? Ah, ok. Prima di svegliare mia moglie si è piede dentro forza. Dovrebbe far. Dovrebbe fare un sonnellino come me e abbandonare la sonnolia. Posso istruire devo una. Usare sonnolalia. Ti interessa? Qua sonnolalia. La pace tutti, raga. Io direi spion. Altruismo, togli, vai. Vai, vai, ci sta, ragazzi, ci sta tantissimo. Sono la Lia. Vai. Ok, Introforza e sono la Lia. Sempre a lui, facciamo sempre a lui, vai. Vai, Ispion, vai. Le amazioni. No, che c'ha? Turbosabbia, abbiamo Turbosabbia. Vai. Introforza. Vediamo se Ispion diventerà qualcuno forte. Ok, andiamo qua. Wow, lo voglio. Devo avere Volbat a tutti i costi. Non so cosa direi. L'hai sentito l'urlo del profondo del mio cuore? Se l'hai sentito, non puoi fare almeno di scambiare il tuo Volbat per il mio Ispion. Ma sta scherzando. Ragazzi, uno a Pokémon Smeraldo, se cattura Volbat, gli danno Ispion. Eh? Ma questa cosa non la sapevo. Scambiare Pokémon con gli altri è come scambiare i tuoi ricordi con altre persone. Ragazzi, ma veramente qui? Tu gli dai Volbat? Loro ti danno Ispion? Ma Cristo. Vedi, ragazzi, comunque parlare sempre con gente qua, secondo me, è tanta roba. Ma tantissima. Ok. Ma compriamo un po' di super pozioni. Anche di Ultra Ball, perché mole. Una Ultra Ball posso comprare. Allora, ragazzi, anche se non abbiamo fatto granché in questo episodio, faremo più nell'altro perché dobbiamo scoprire sinceramente chi è che il Pokémon che blocca. Il Pokémon che blocca qua anche cammino. Dobbiamo scoprirlo casomai. Quindi, ragazzi, allora io direi di salvare qui. Qui lasciamo uno spazio, ragazzi. Ah, no, ok. Raga, io direi di salvare qui. Ragazzi, anche se era un episodio un po' così strano, diciamo, perché non avevo fatto granché, abbiamo soltanto visitato la città, diciamo. Però, ragazzi, fatemi sapere come si sblocca quella palestra, perché io non mi ricordo assolutamente niente. Manco mi ricordavo di Volbat che si poteva scambiare con Ispion. Incredibile, ma vero? E mi raccomando, ragazzi, condividete il video, lasciate like e ci vediamo alla prossima. E dimmi nei commenti tutto di più, ragazzi, che io non mi ricordo nulla. Ciao belli!